Bisognerà attendere proprio il 26 giugno per conoscere chi sarà il sindaco per i prossimi 5 anni ad Ortona. Sono i due ballottanti vicino a me, i dati sono ancora ufficiosi, ma il segnale è quello che si andrà al ballottaggio. Dagli ultimi dati, ripeto, ufficiosi, abbiamo scrutinato il 79,95% delle schede, pari a 10.295 schede. Abbiamo Leo Castiglione al 42,15%, Ilario Cocciola al 35,01%, Angelo Di Nardo al 20,71% e Francesco Terra al 2,14%. Quindi adesso vediamo qual è, l'abbiamo già sentiti nei vari collegamenti durante la giornata, però c'erano molte incertezze. Adesso c'è più certezza sul ballottaggio, Ilario Cocciola. Sì, penso che si vada al ballottaggio, vedremo quindi ora l'esito finale, ma insomma sarà un'altra partita, una partita nuova. Noi continueremo sempre nello spiegare il nostro programma, la nostra visione su Ortona, una città che si deve ulteriormente aprire a nuovi spazi, una città che deve risorgere, deve ritrovare il suo orgoglio, essere presente negli enti sovraordinati, oggi è totalmente assente, insomma un progetto decisamente diverso da quello dell'attuale amministrazione. È soddisfatto di questo risultato? Beh sì, molto, perché siamo partiti da prima con il PD che ha fatto la sua dichiarazione di sostegno all'attuale sindaco, quindi abbiamo costruito un'area moderata riformista che si è aperta anche all'area un po' più riformista se vogliamo, quindi con 7 liste abbiamo cercato di rappresentare uno spaccato ampio della città. Pensiamo di esserci riusciti, normalmente il sindaco sfidante è sempre molto avvantaggiato al primo turno e di conseguenza pensiamo di aver fatto un buon risultato. E lei, Leo Castiglione, sindaco uscente che si ripropone, qual è la sua sensazione? Insomma, La mia sensazione non può che essere positiva, perché abbiamo raddoppiato il nostro consenso, il mio amico Ilario ha presentato una squadra di 7 liste con molta poco omogenea, però insomma controbattere a questa, ai 100 e passa candidati non è stato semplice, ma il cittadino ha valutato il lavoro di questa amministrazione in questi 5 anni, a cui chiederemo di dare continuità il 26 giugno. Lo facciamo con quella umiltà, impegno che abbiamo messo in questi 5 anni e che i cittadini hanno apprezzato. Ecco, per quanto riguarda, si aspettava questo risultato, si aspettava di vincere? No, assolutamente, una partita va sempre giocata, abbiamo raddoppiato il consenso del 2017, questo è un dato importante, significa che la città ha gradito e apprezzato il lavoro dei 5 anni di governo. Ed ora? Ed ora niente, noi continuiamo nel nostro impegno di far capire ai cittadini che è possibile una città più grande di quella attuale, che possiamo invertire la rotta relativamente alla perdita degli abitanti, ai negozi chiusi per il corso, ad una crescita della città nel vero senso della parola. Ecco, noi porteremo avanti questa idea di città che penso sia quella che possa interessare soprattutto alle nuove generazioni. Cosa vi aspettate? Insomma, il ballottaggio, il rapporto con Angelo Di Nardo? No, il ballottaggio è obiettivamente una partita nuova per tutti. Le discussioni sulle possibili alleanze che appartengono a noi, ma penso anche all'attuale sindaco, sono discussioni che secondo me hanno difficoltà di essere in qualche modo digerite dall'elettore. L'elettore vuole sapere qual è il programma di ognuno e poi valutare sul programma. Anche per la stessa domanda, cosa si aspetta ora con il ballottaggio? Io dico che l'elettore ha già dato un suo giudizio, quindi ripeto, 2 squadre, una di 7 liste, una di 5 liste, il risultato è questo e quindi bisogna prendere atto di questo risultato. Io continuerò a parlare ai cittadini confermando che il nostro è un cantiere aperto dove chi ama Ortona può lavorare senza guardare le ideologie e senza casacche.